Bene ragazzi, buonasera, siamo qui con un nuovo video, una nuova puntata dello zippone Fast Rider RST che si sta trasformando in uno Zip SP sempre di più. Finalmente sono andato a ritirare le carene e i cerchioni che avevo portato a far riparare, barra modificare e poi verniciare da Sudigiri Compositi e da Sunny Garage. Qui sotto troverete in descrizione tutte le info per seguirli su Instagram, quindi mi raccomando per tutte le info per lavoretti, riparazioni, verniciature, eccetera, potete contattarli direttamente oppure contattare me e poi vi darò tutte le info del caso. Sono molto contento del lavoro, veramente molto contento. Ci mettono tantissima passione, lo fanno a tempo perso, chiaramente, ma sono davvero molto bravi. Prima di mostrarvi il risultato finale, però, vi faccio vedere un po' delle fasi di verniciatura e lavorazione che mi sono state inviate passo passo. A tra poco! Ciao, scusa, che fai? Perché Oh, scooter del pizza, preparo. vernici le carene? Io sono... Vernicio le carene! Perché stasera viene pizza a prendere le carene! Verniciamo tutto! Non vernici? Sei un tacchino! Eccoci tornati. Siete pronti per vedere il colore? Direi che nessuno abbia indovinato sotto al vecchio video, anche perché vi aspettavate grandi colorazioni, invece ho fatto una colorazione molto sobria e molto
diciamo, controcorrente rispetto alle mie abitudini. Ma ovviamente essendo lo scooter tutto originale ed essendo insomma molto discreto, ho preferito mantenere un basso profilo, ma ho comunque scelto una colorazione che fosse sì sobria ma non banale. E quindi 3, 2, 1, eccolo qua. È un grigio derivazione Aprilia RSV4, vedete, è un grigio metallizzato. Guardate che bello anche con la luce, mi avvicino, vedere un po' i brillantini. Carena posteriore, scudo, parafango anteriore, le griglie del nero originale, i cerchioni del nero opaco originale, perché questi ho voluto riportarli del loro colore, riportarli al loro colore, anzi, griglia originale. Ma ora andiamo a vedere un po' le riparazioni. Allora, la carena posteriore è stata riparata, qui mancava un pezzo, se vi ricordate. Questo è l'interno. Guardate da fuori, lavoro perfetto, non si vede nulla. Poi è stato riparato un attacco qua sotto che era crepato. Sono riportato del materiale, vedete qui non c'è. Qui sì. Sempre ricordiamo da su di giri compositi. Poi, gli attacchi questi qui ho scelto io di non farglieli rimettere, anche perché francamente sono abbastanza inutili. Il cupolino non aveva problemi, neanche il parafango. Questo è stato veramente levigato perché aveva tre strati di vernice ed è venuto veramente un lavoro perfetto. Sono molto molto contento. Andiamo a vedere lo scudo, che era la cosa più difficile, la sfida più difficile. Allora, un attimo che lo giriamo. Andiamo a vedere un po' tutte le riparazioni che sono state fatte. Allora, innanzitutto i due attacchi del faro erano wifi, sono stati rifatti. Guardate che roba, perfetto. Gli altri attacchi erano a posto. Qui, se vi ricordate, mancavano i pezzi. È stata ricostruita interamente, sono stati uniti i pezzi del puzzle. E qui è stato chiuso questo pezzo perché c'era una crepa. Quindi adesso vi faccio vedere poi da fuori. Questo attacco qui è rimasto lì attaccato perché tanto non le uso, non l'ho fatto riparare, ma magari un giorno, essendo ancora attaccato al fascione, come vedremo nei prossimi video, basterà un po' di colla e verrà attaccato senza problemi. Andiamo a vedere adesso il risultato finale. Giriamolo di nuovo, guardate. Ok, guardate, è davvero perfetta, non si vede assolutamente nulla, tutta questa parte qui è stata ricostruita, sono davvero contentissimo, vedete anche da fuori, non si vede nulla. Ora non mi rimarrà altro che mettere le griglie sullo scudo, montare il cavo del tachimetro e poi potrò finalmente completare il montaggio dello zip. Per ora è tutto, prossimamente vedrete le carene alla luce del sole perché adesso è sera, fuori sta piovendo, quindi non avrò modo di dimostrarvela fino a almeno a dopodomani o dopodopodomani. Quindi per adesso è tutto, un saluto, alla prossima!